Noi siamo creature di abitudini, come tale ci abituiamo anche a situazioni in cui non stiamo per niente bene. Dopo un po' diciamo questa è la vita e quindi non ci preoccupiamo più di cambiarla, diciamo che è il nostro destino. Lo racconta benissimo Kafka nella sua Metamorfosi. Gregor Samsa, il protagonista che vive con la sua famiglia, una mattina si sveglia ed è diventato uno scarafaggio, un gigante scarafaggio. Ovviamente questa è una situazione eccezionale che richiede misure eccezionali e invece il personaggio inizia ad abituarsi a quella situazione. Prima di tutto, dopo qualche tempo di confusione evidente, Gregor Samsa dice questo: e se dormissi ancora un po' e dimenticassi tutte queste sciocchezze? Quali sono le sciocchezze? I suoi pensieri sul fatto che si è trasformato in uno scarafaggio. Lui vuole tornare a dormire come se niente fosse. Poi mi sveglio e riprenderò la mia vita come scarafaggio. In un altro passaggio, Gregor Samsa inizia a girare per la stanza, inizia a capire come funziona il suo corpo da scarafaggio e dice: tastando ancora maldestramente con le sue antenne, che solo ora iniziava ad apprezzare, si spinse piano piano verso la porta. Inizia ad apprezzare le sue antenne. Quasi quasi non è male vivere come scarafaggio. E in tutto il racconto, in realtà, vediamo come Gregor si preoccupi più della famiglia, si preoccupi più di non disturbare e viva ormai una situazione di normalità, anche se ovviamente assolutamente anormale. Questo è quello che succede spesso quando raccontiamo una vita che in realtà non ci piace, una situazione anche che non ci piace, come qualcosa di normale. Quando cerchiamo di forzarci a vivere quella situazione, quando in realtà non è una situazione normale. Ecco, in quel caso è importante dirsi: questa situazione non è normale, è importantissimo, perché così ci diamo la consapevolezza che prima o poi quella situazione deve cambiare.